Siamo su Ubuntu GNOME 13.10 e quella che vedete è la scrivania della sessione appunto di questa distribuzione. Sto andando un po' controcorrente, quello che vedete è il login con GNOME Classic. Questa è, diciamo, la novità che c'è in questo rilascio di Ubuntu, che potete anche scegliere la versione classica di GNOME. Non è esattamente proprio classico, come vogliono far credere, insomma, nell'entrata della sessione, perché come potete vedere in applicazione, il menu è un po' diverso dalla versione dei vecchi tempi. Somiglia un po' a Cinnamon come menu. È abbastanza largo e come vedete c'è un corridoio con tutte le tematiche dei software, quindi accessori, sound e video, system setting, in questo caso siamo in inglese, e ci sono, dopo le tematiche potete vedere i vari programmi, quindi c'è questo menu a tendina, così è un po' a fumetto. E poi accanto possiamo vedere le cartelle del sistema, che c'è Home, Documenti, Download, Music, Picture, e poi c'è anche c'è Computer, che sarebbe il file system del sistema operativo che stiamo utilizzando. E come vedete la barra è classica in alto, così qua c'è praticamente chi sta utilizzando il computer. In questo momento siamo in sessione live. E qua c'è il calendario con i vari appuntamenti, poi c'è la batteria, la linea wireless, e qua c'è l'icona del volume. Però non è appunto esattamente tutto classico, perché andando in questo punto di qua con il mouse, come vedete c'è un po' il plasma che si vede sul GTK3, quindi sul GNOME non classico, che è il 3.8 in questo caso. Il 3.10 ancora non è stato scelto come default, ma si potrà installare successivamente con dei PPA dedicati, quindi praticamente in futuro possiamo avere la possibilità di installare il GNOME Shell 3.10. Qua c'è il menu dei favoriti, come vedete, e poi potete accedere tranquillamente come se fosse il GNOME GTK3 in questo caso, con i file più utilizzati, e poi cliccando, questa è un'altra novità, come vedete ci sono un po' on-off, nel senso che c'è frequenti e poi tutti i programmi, che sarebbe cliccando qua si vedono tutti i programmi, mentre qua si vedono quelle frequenti. Un'altra novità che si evince anche nella sessione quella di default, che è il GNOME non classico, è che praticamente in questo punto non ci sono elencati i settori dei programmi, quindi praticamente non c'è le varie sezioni tipo Office, Sistema e così via, ma i programmi sono elencati solamente in ordine alfabetico, quindi potete solo scorrere o fare la ricerca rapida in questo punto di qua dove ho cliccato. I programmi sono sempre quelli, insomma, non è cambiato tanto, insomma, c'è i soliti programmi del GNOME, Empathy, ne elenco qualcuno, Cheese, Brasero, il Firefox come browser, niente, e poi abbiamo sempre il menu che possiamo utilizzare classicamente, questo di qua. È una via di mezzo, ecco, posso solamente dire che è una via di mezzo, cioè non è esattamente classico. Poi tasto destro, possiamo andare su utilità del sistema, quindi setting, e come vedete manca il supporto lingue, c'è solo regione e lingue, quindi praticamente per installare la lingua italiana dovete andare su Ubuntu Software Center e installare il supporto lingue. Come anche nella versione precedente di Ubuntu GNOME non c'è il supporto lingue, quindi andate ad installarlo, altrimenti vi rimane la lingua inglese.
Questo è un difetto che ancora non ho. Comunque, è un difetto risolvibile installando appunto il supporto lì. Background, qua ci sono gli sfondi. C'è questo sfondo iniziale che è la novità. E poi ci sono gli sfondi che già c'erano in passato, come vedete. Poi picture si può mettere anche, diciamo, le immagini che avete scaricato da internet o le vostre fotografie. E poi i colori, potete anche inserire i colori semplici appunto per come sfondo della scrivania. E chiudiamo qua, andiamo, andiamo sempre all setting. Vediamo, allora, vediamo cosa ci dice qua user account. E qua vediamo cosa ci dice. Allora, siamo su Ubuntu 13.10, 64 bit in questo caso. Le applicazioni del default per il web, come ho detto prima, c'è il Firefox, poi c'è Mail Evolution, sempre Evolution come calendario, musica Rhythm and Box, poi c'è Videos come lettore multimediale per i video. E poi per le fotografie c'è Imager Vapor. Niente, chiudiamo qua. Poi sotto, nella barra di sotto, avete quattro scrivanie a disposizione, quindi Workspace 1, Spazio 2, Spazio 3, Spazio 4. Ripeto, facendo così in alto, diciamo con il mouse, andando in alto, potete andare sulla visualizzazione al plasma del GTK3. Avete qua le scrivanine, come vedete. Quindi nella sessione Classic potete utilizzare sia la versione GTK3, che è questa che vi sto facendo vedere, che la GTK2, se così possiamo utilizzarla, ma in questo caso sta solo utilizzando la shell del 3.8, è solo una parvenza grafica. Come vedete c'è applicazione e place. Praticamente chi è nostalgico del classico non si trova con le ambientazioni quelle che si usano ora con il plasma che vedete qua, potete utilizzare la parte, diciamo, un po' all'antica con le due barre, una in alto e una in basso. Dunque, il kernel 3.11, quindi praticamente tutte le versioni di Ubuntu che sono uscite hanno il kernel 3.11, e poi non c'è nient'altro da dire perché non c'è una grande scelta, cioè non c'è una novità, diciamo, assoluta o tante novità da elencare, sono solo tre novità. Così che si vedono ad occhio, ripeto, c'è questo di qua come novità, la mancanza di scelta di settore qua e il fatto che c'è questa scrivania che va sul classico. Questo è tutto, sono sulla pendrive, quindi praticamente sto utilizzando il live e sto scoprendo comunque queste novità. Cose che ho visto poco prima, quindi ve le sto anche elencando a voi che state guardando questo video. Un saluto a tutti da Salvatore e in particolar modo a chi utilizza Linux. Ciao ciao.